sono vento di batteria. Sì, dici sempre tu. Farà già fare. Scusate, ora sono. È ora. Cavolacci, già vuoi ricominciare. No, stai scherzando. No, no, guarda, 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 guarda. Ti saranno già portato la casa. No, ci siamo via. Ti muovi, cioè sì. Stiamo perdendo i soldi. Metti via, che sembri sullo stereo, dai. Oh. Scusate, stavamo tentando di imbiancare sì, il muro. Sì, bisogna nascondere i triste che abbiamo fatto. Possiamo che cominciare. Allora, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Benvenuti a Dopo di TG. Il vostro telegiornale preferito. Oggi cosa dobbiamo parlare oggi? Mi sembra che erano di quelle dei piedi. I piedi? Sì, sì, può potrebbe essere i piedi. Ah sì, aspetta. Abbiamo il fisioterapista sì, oggi. Sì, abbiamo il nostro quindi fisioterapista. Quindi facciamo un'accoglienza come si deve, calorosa, per il nostro fisioterapista Simone Cengarle. Un applauso. Bom, hai anche preso abbastanza la scena. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci illustri... Sì, come da voi, diciamo, preannunciato, oggi sono qui per parlarvi dei piedi. I piedi sono un efficiente mezzo di trasporto per la propria vita quotidiana, senza questi non sarebbe possibile praticare tutte le attività che noi normalmente facciamo, per esempio andare a fare la spesa o giocare a calcio, che sarebbe praticamente impossibile senza i piedi se non tramite videogiochi, il che non è molto bello. Pensiamo un attimo però alle persone che non possono utilizzare i piedi perché a quanto pare sì, sono impraticate, però la loro vita non è meno piena e meno importante della nostra, anche se più difficile, perché ovviamente ci sono mille ostacoli e difficoltà. Quindi bisogna apprezzare l'uso che noi facciamo dei piedi e non darlo per scontato. Dunque, che rapporto possiamo avere noi con i piedi? Sicuramente non dobbiamo dare per scontato il loro utilizzo e la loro presenza sempre. Dobbiamo averne cura perché appunto questi sono fondamentali per la nostra vita. Perciò dobbiamo averne appunto cura e al loro stato più ottimale. Ok, grazie mille. Arrivederci. Allora, siamo arrivati ai titoli di coda, no? In questa puntata, quindi come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di lasciare un piace, un commento e il prossimo... Ci vediamo il prossimo venerdì con un'altra puntata e un altro ospite, quindi... Continuate a seguirci.